Ucciso come un boss in un agguato mafioso in piena regola, davanti a testimoni e con le telecamere di sorveglianza accese. L'omicidio di Domenico Veceloco, 79 anni, è avvenuto oggi nel territorio di Triolo, davanti allo svincolo di Caraffa della strada statale 280, apre scenari tutti da decifrare. L'uomo, residente nel quartiere Germaneto di Catanzaro, componente della comunità Rom, ha alle spalle piccoli episodi di criminalità, ma nulla che sembra poter giustificare un agguato così feroce ed organizzato nei minimi particolari. Per questo i carabinieri della compagnia di Catanzaro, che conducono le indagini insieme al reparto operativo provinciale, stanno cercando di ricostruire i legami dell'uomo. Davanti ad un passato con piccoli fatti, restano da verificare le posizioni che la vittima avrebbe potuto avere nella comunità Rom stanziale a Catanzaro. Sullo sfondo anche l'omicidio di Domenico Bevilacqua, alias Toro Seduto, storico boss della comunità Rom, ucciso in un agguato vicino casa il 4 giugno 2015. Da decifrare infatti possibili collegamenti con queste ed altre azioni criminali che negli ultimi anni hanno coinvolto la criminalità Rom. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Veceloco è stato ucciso con almeno 6 colpi di pistola calibro 9x21. Tanti sono i bossoli repertati dalla scientifica vicino al cadavere. Il killer è giunto davanti al bar del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto, a bordo di una Fiat Panda guidata da un complice. L'uomo è sceso, ha raggiunto Veceloco e gli ha esploso i 6 colpi da poca distanza. Inutile il tentativo della vittima di fuggire fuori dalla bar dove è stata freddata dal sicario. L'autovettura è stata rinvenuta non lontano dal luogo del delitto a Martelletto, completamente distrutta dalle fiamme. All'interno anche una pistola, probabile arma del delitto, su cui ora saranno avviati accertamenti nonostante sia anch'essa carbonizzata. L'auto è risultata rubata nei giorni scorsi a Curinga. Scene di disperazione nel piazzale del distributore con il corpo di Veceloco coperto da un lenzuolo bianco vicino ai parenti in lacrime. Tutto questo in un luogo particolarmente frequentato anche all'ora dell'omicidio, considerato che il delitto è avvenuto intorno alle 6:45. La zona infatti è punto di ritrovo per quanti percorrono la trafficata statale 280 che collega Catanzaro all'autostrada A2. Nessuna firma, nessun accordo. Le polemiche legate alla realizzazione della metropolitana leggera a Cosenza si chiudono con lo scontro, l'ennesimo, tra il sindaco della città Abruzia, Mario Occhiuto, ed il governatore della Calabria, Mario Oliverio. Occhiuto, come spesso accade, affida a Facebook i suoi pensieri sulla querelle che vede il comune contrapposto alla regione. Un accordo saltato quando tutto sembrava fatto a causa, dice Occhiuto, di una bozza restituita al sindaco un giorno prima della firma, piena zeppa di modifiche su alcune fondamentali questioni che non tutelerebbero la città di Cosenza. Ormai è chiaro il rapporto tra i due Mario è incrinato, troppe le divergenze negli ultimi mesi, sia sulle grandi opere ma anche sulla gestione del servizio idrico, che hanno di fatto spezzato un legame mai saldo. Ma quali sono i nodi che hanno portato allo scontro? In primis la rinuncia alla riqualificazione della stazione autolinea ed alla viabilità alternativa. E poi il finanziamento per i percorsi ciclopedonali che si ridurrebbe da 4 a 2 milioni. Ed infine l'eliminazione di tutte le sanzioni risolutive in caso di inadempienza regionale riguardo i singoli punti del contratto. Gli altri punti restano immutati, ma evidentemente al sindaco non basta. Il progetto non garantisce la sostenibilità ambientale e quella urbana, motivi per cui Occhiuto ha deciso di far saltare l'accordo. La frattura nel PD, lo scontro con il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e l'eterna lotta contro i commissari alla sanità calabrese, Scura ed Urbani. Per il governatore della Calabria, Mario Oliverio, il momento è decisamente difficile. Dopo settimane di silenzio, il presidente della regione è tornato a tuonare contro Scura ed Urbani. Questa volta far arrabbiare il governatore gli ultimi due decreti emanati dalla struttura commissariale che riducono da 4 a 3 le basi di elisoccorso con la conseguente dismissione di quella di Ciro Marina. Passano da 5 a 3 anche le centrali operative del 118, saltano Crotone e Vibo Valentia che saranno accorpate a Catanzaro. Non se ne può più, ha commentato Oliverio, solo la mancanza di conoscenza della Calabria ed un approccio lontano dalla realtà possono giustificare scelte scellerate come quella della soppressione della postazione dell'elisoccorso a Cirò. Un commento duro quello del governatore che continua: la gestione dell'emergenza è una priorità ed il diritto alla sicurezza dei cittadini deve essere garantito ovunque.
Ed anche questa volta, come accaduto in passato, Oliverio è pronto a chiedere aiuto al governo nazionale. Il governatore ha già annunciato la volontà di rivolgersi direttamente al presidente del Consiglio Gentiloni per convincerlo ad accelerare i tempi e porre fine al commissariamento della sanità nella nostra regione. Ci saranno anche gli 11 borghi calabresi aderenti al club dei borghi più belli d'Italia: Bova, Scilla, Stilo, Gerace, Santa Severina, Morano Calabro, Aieta, Civita, Oriolo, Altomonte e Fiume Freddo Bruzio. Tra i 18 individuati dalla Regione Calabria per partecipare al nuovo progetto promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, riservato alla promozione di circa 1000 eccellenze italiane. Si chiama Borghi Viaggio Italiano, la nuova iniziativa che punta a valorizzare a livello internazionale una rete di nicchia presente sul territorio nazionale, una proposta che ha riscontrato l'adesione di 18 regioni e che vede come enti capofila la regione Emilia-Romagna ed il MIBACT. 4 le sezioni previste: Borghi d'Italia, Borghi Storici Marinari, Terre Malatestiane del Montefeltro e Paesaggi d'Autore. È stato aperto sabato mattina il nuovo tratto completamente riqualificato del lungomare di Catanzaro zona porto, che dalla foce del fiume Corace fino a Giovino si snoda lungo circa 3 chilometri. Dalla passeggiata lunga alcune centinaia di metri è possibile ammirare l'ampio piazzale a servizio del porto, utilizzabile anche per grandi eventi. Ora abbiamo un lungomare tra i più belli ed estesi del meridione, ha detto il sindaco Abramo, ed un porto che sta assumendo la sua fisionomia di scalo turistico. Il piazzale del porto, predisposto ad ospitare grandi eventi, ha detto ancora Abramo, sarà anche sede di attrezzature sportive affinché i cittadini possano sfruttare al meglio il proprio tempo libero. Un'ulteriore parte di lungomare viene reso fruibile quest'oggi? Sì, speriamo di poterlo poi continuare con i 20 milioni della regione, con Giovino, e quindi farlo diventare il lungomare, uno dei lungomari più lunghi d'Italia. Arriveremo circa a 4 chilometri, veramente molto bello, ma poi soprattutto finire quest'area per noi è importante, perché proseguiremo anche gli attacchi per le imbarcazioni anche in questa zona, quindi completeremo tutti gli attacchi che ci sono per le barche, per circa 380 imbarcazioni, quindi è importante. E poi fra qualche giorno inaugureremo anche il Parco Gaslini, quindi un fatto importante per Catanzaro Lido insieme al lungomare di Giovino, che ha già dato tantissimo a questo quartiere. Quindi un'attenzione da parte dell'amministrazione. Dopo 4 anni di lavoro finalmente cominciamo a consegnare tutti i cantieri, quindi ridare alla città importante infrastruttura. Aggiungo che nel mese di marzo consegneremo le gallerie del San Giovanni, che sarà una grossa sorpresa per i catanzaresi, perché credo che sia l'opera più bella che noi consegneremo alla città. Sindaco, qualche suo nemico però dice che siete particolarmente dinamici in questo periodo preelettorale. Ma no, questo non si può essere dinamici durante il periodo elettorale, perché sono lavori che sono iniziati 3 anni fa, quindi sono lavori lunghi, lavori costosi, che era normale che si finissero quasi tutti a fine legislatura, perché ci sono delle scadenze ben precise, quindi nel momento in cui li abbiamo appaltati sapevamo già quando sarebbero stati i tempi che le consegne. C'è chi vuole speculare su queste cose, come c'è chi specula dicendo che sono dei finanziamenti che c'erano già. Vuol dire che allora sono fortunato, che la gente mi deve votare, perché le uniche opere pubbliche fatte in questa città sono state fatte dalla mia amministrazione. Quindi se sono fortunato, allora la gente mi deve votare. Il 99,9% degli agrumi viene prodotto nelle regioni meridionali, l'80% tra Sicilia e Calabria, e conta rispetto al totale del valore della produzione agricola meridionale per oltre il 7%. Basterebbero questi numeri per rendere evidente quanto e come sia importante discutere di agrumi al sud. Nelle regioni meridionali si producono infatti quasi 3 milioni di tonnellate di agrumi, per un valore pari a circa 1 miliardo e 145 milioni di euro. Le aziende agrumicole sono circa 62.000 ed hanno una dimensione media di quasi 2 ettari. Insomma, una realtà di assoluta rilevanza, anche se a differenza della Spagna, che esporta oltre il 60% della propria produzione all'estero, l'Italia riesce a commercializzare agrumi fuori dai confini nazionali per appena il 2%. Va da sé che a risentirne è direttamente la redditività del settore. Ecco perché oggi, con riferimento all'agrumicoltura italiana, emergono in tutta evidenza alcune priorità: il piano agrumicolo nazionale, la necessità di riequilibrare il rapporto tra agricoltura
agricoltori e grande distribuzione organizzata, l'obiettivo di favorire l'aggregazione dei produttori e gli investimenti nella ricerca. Naturalmente le esigenze del settore agrumicolo investono anche la politica europea. Oggi l'Italia ha difficoltà ad esportare a causa delle barriere non tariffarie, ma allo stesso tempo l'Unione Europea non mette alcun freno alle merci importate. Per dirla in parole povere, gli agrumi possono uscire dall'Italia ma solo dopo attenti e rigorosi vincoli. Nel nostro mercato invece giungono facilmente le produzioni di altri paesi, dall'Egitto al Sudafrica, con il rischio concreto di importare assieme al prodotto problemi di ordine fitosanitario. A Catania, nel corso del convegno Agrumi, analisi del settore e strategie future in attesa del piano nazionale organizzato da CIA, Confagricoltura e Copagri, l'obiettivo è stato quello di favorire il confronto, analizzare i problemi del settore, chiedere con forza il piano agrumicolo nazionale. Innanzitutto dichiarare apertamente e riconoscere la filiera agrumicola come una filiera strategica per la crescita dell'agricoltura del sud italiano, ma anche dell'Italia intera, perché anche gli agrumi sono made in Italy. Se accettiamo questo, se condividiamo questo, da qui discende tutta una politica che deve essere quella di accettare da un lato la competizione internazionale e anzi renderci più forti rispetto agli spagnoli, per esempio, che sono i nostri primi competitor, ma anche portare, e lì dobbiamo fare di più noi come organizzazioni, a livello europeo un maggior warning, una maggiore attenzione rispetto a questi accordi euro-mediterranei che permettono l'importazione di agrumi a prezzi bassissimi e soprattutto permettono forse anche l'importazione di malattie. Dal ruolo della ricerca alla ricerca dei ruoli, è stato questo il titolo dell'interessante convegno promosso dalla sezione FIDAPA di Soverato. L'iniziativa è stata organizzata dalla professoressa Rosa Terracciano, vicepresidente della sezione soveratese della Federazione Femminile, e si inserisce nell'ambito delle manifestazioni finalizzate allo sviluppo del tema nazionale FIDAPA BPW Italy, i talenti delle donne, una risorsa per lo sviluppo sociale, economico e politico del nostro Paese. Questo convegno si inserisce in una serie di eventi volti a celebrare il tema nazionale di FIDAPA BPW Italy, i talenti delle donne, una risorsa per lo sviluppo sociale, economico e politico del nostro Paese. E noi di FIDAPA Soverato vogliamo puntare i riflettori sul tema della ricerca. In particolare vogliamo sottolineare qual è il ruolo della ricerca nella società attuale, quale sia la responsabilità della ricerca e il ruolo della comunicazione della ricerca. Una comunicazione che oltre ad essere interspecialistica deve essere sicuramente divulgativa, più user friendly, comunicare i dati della ricerca in maniera fruibile. In questo modo soltanto possiamo ottenere l'integrazione della scienza nella società. Altro obiettivo è quello di sfatare un po' il mito del mondo della scienza legata alla figura dello scienziato. Obiettivo dell'incontro, durante il quale attraverso un emozionante video sono stati ricordati i premi Nobel conquistati dalle donne, il contrasto agli stereotipi di genere e dalle discriminazioni che ancora oggi ostacolano l'affermarsi delle donne, in particolare in alcuni settori lavorativi, come ad esempio quello della ricerca scientifica. A relazionare sul tema Rosa Daniela Grembiale, presidente nazionale del CIPUR, il coordinamento intersedi professori universitari di ruolo, e la giornalista Donatella Soluri. L'obiettivo è far emergere i ruoli di tante donne che quotidianamente costruiscono, lavorano per costruire la nostra società nei vari campi, e nonostante le tante difficoltà. Noi giriamo in tutte le sezioni per valorizzare quei talenti nascosti che comunque ci sono in ogni sezione. E orgogliosa che tutta la Calabria ha trattato questo tema nazionale. In chiusura della manifestazione, spazio alla poesia attraverso la lettura a cura di Giusy Nisticò di alcuni versi contenuti nella pubblicazione della professoressa Nuccia Fragalà, Oltre le parole, una raccolta di poesie scritte dalle socie della FIDAPA di Soverato. La FIDAPA cerca, promuovendo la capacità e la progettualità delle donne, di portare avanti e di fare in modo che la disparità di genere possa essere superata.
I consigli comunali di tre centri dell'Alto Ionio Cosentino, Rocca Imperiale, Canna e Nocara, si sono riuniti in seduta pubblica congiunta per discutere un unico punto all'ordine del giorno: pericolo esondazione Torrente Canna e messa in sicurezza della strada provinciale Fondovalle. Si tratta di un problema antico che già nel corso degli anni ha creato molti disagi. La chiusura della strada infatti comporterebbe l'isolamento dei comuni di Canna e Nocara. All'assise sono intervenuti il presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, l'ingegner Salvatore Siviglia in rappresentanza della Regione Calabria e l'ingegner Umberto Malagrinò, delegato per Calabria Verde. Al termine dell'assise, i tre consigli comunali hanno sottoscritto una determinazione congiunta che è stata votata all'unanimità. Delibera di sollecitare gli enti preposti ad intervenire con assoluta urgenza nel torrente Canna con azioni di messa in sicurezza degli argini, svuotamento di materiali inerti nei punti più critici, nonché ad attuare immediata azione di pronto intervento e messa in sicurezza della strada provinciale numero 150, denominata Fondovalle Rocco Canna, di trasmettere alla Regione Calabria la presente al fine di promuovere tutte le azioni utili nei confronti degli enti preposti. Le istituzioni sovracomunali, attraverso le comunicazioni dei loro rappresentanti, hanno dimostrato grande attenzione per questo territorio e fornito, almeno in parte, le risposte che ci si aspettava. Ci riteniamo soddisfatti ed è sicuramente un'esperienza da ripetere. Tre comuni che stanno assieme con i loro consiglieri e che insieme cercano di rappresentare e di cucire al meglio quelli che sono i problemi del territorio, che sono sicuramente vasti e sono tanti. Questa che abbiamo rappresentato noi stasera è una di quelle emergenze che va sorvegliata, attenzionata, monitorata. Lo stiamo facendo già da diverso tempo. Questa sera raccogliamo le prime risposte e soprattutto mettiamo in campo una rete, i tre comuni insieme alla provincia ed insieme alla regione, per rappresentare con la guida e il coordinamento della regione e della provincia questo problema su scala nazionale, perché il resto è un problema di carattere nazionale. È stata riconosciuta questa come un'emergenza di carattere nazionale. Il dottor Siviglia ci dà già delle prime risposte per conto della regione, è un progetto inserito per circa 3 milioni di euro per recuperare quella che è la difficoltà, soprattutto l'emergenza della Fondovalle, per ripristinare, per svuotare, per rafforzare gli argini del torrente Canna. Questa a salvaguardia dell'incolumità e a salvaguardia dei territori. I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno sequestrato una ditta individuale, 6 immobili, 3 auto e rapporti finanziari per un valore di 2,5 milioni di euro, riconducibili all'imprenditore edile Giuseppe Stefano Tito Liuzzo e al suo nucleo familiare. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della Procura. Liuzzo è detenuto per associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione Araba Fenice, condotta dalla Finanza nel 2013. Secondo l'accusa, Liuzzo è legato alla cosca Rosmini, per conto della quale avrebbe curato gli interessi economici illeciti, soprattutto nel settore dell'edilizia privata. Sembrava un incidente stradale, ma in realtà si era trattato di un tentato omicidio. A scoprirlo sono stati i carabinieri della compagnia di Tauria Nova, che insieme a quelli dello squadrone eliportato cacciatori e delle compagnie di Gioia Tauro e Palmi hanno arrestato Concetta Muzzupapa, di 44 anni, di Rizziconi. Altre 4 persone sono indagate in stato di libertà. Le indagini erano iniziate nel giugno 2015 dopo un incidente lungo la strada provinciale 1. Una 47enne di Rizziconi era stata investita dopo essere scesa dalla propria auto, riportando gravi lesioni e versando per diversi giorni in pericolo di vita, per poi riprendersi dopo un lungo ricovero ospedaliero e numerosi e complessi interventi chirurgici. Inizialmente un pregiudicato si era costituito quale autore dell'investimento, ma in realtà ad investire la donna, secondo l'accusa, sarebbe stata Concetta Muzzupapa, già nota alle forze dell'ordine, che avrebbe così punito la rivale che aveva avuto una relazione con il marito.
Tanto colore, gioia ed entusiasmo per l'edizione 2017 del Carnevale di Amantea Allegria di Calabria. La prima sfilata dei carri si è svolta domenica 26 febbraio. Il tutto si ripeterà martedì 28, mentre l'ultima sfilata e la premiazione sono in programma domenica 5 marzo. A sfilare sono stati 4 carri ed oltre 500 figuranti che hanno dato vita alle coreografie lungo il percorso, coinvolgendo grandi e piccoli spettatori dell'evento. Ad aprire le sfilate erano presenti i gruppi dell'Unitalsi di Amantea Paola, Lamezia e Reggio Calabria, con i loro variopinti colori e tanta allegria contagiosa. I 4 gruppi di carristi hanno avuto il grande merito di essere determinati per portare avanti il loro impegno nella realizzazione degli stessi carri, nonostante le difficoltà incontrate in questo cammino, a cominciare dalle questioni economiche, per finire allo scioglimento del Consiglio della Giunta Comunale ed in ultimo all'avvicendamento del commissario prefettizio. Grazie alla loro volontà, al loro impegno e alla loro passione, non è stato disperso un grande patrimonio della città di Amantea e del suo comprensorio. In 25.000 provenienti da ogni parte della Calabria e dalle regioni vicine nella città del Pollino in occasione della prima sfilata in maschera del 59° Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore. Sfilata che è stata bagnata dalla pioggia, che comunque non ha fermato gli oltre 2.000 figuranti che in un serpentone di colori partiti da via Polisportivo hanno raggiunto il palco nella centralissima piazza Municipio, dove ad accoglierli, oltre il presentatore Carlo Catucci, la giuria, che però non ha votato dal momento che le avverse condizioni atmosferiche hanno impedito ai gruppi di esibirsi. La votazione avrà luogo martedì 28 febbraio. 17 i gruppi iscritti al concorso giunto alla 25esima edizione. 4 i carri allegorici ritornati a sfilare nel carnevale grazie al contributo dell'amministrazione comunale, che concorrono al premio finale nell'apposita categoria loro dedicata. Il primo classificato riceverà anche il trofeo Franco Minasi, che per anni ha dato onore alla Proloco e al suo carnevale, partecipando con estro e originalità che lo contraddistinguevano. Una sfilata coinvolgente che ha visto la partecipazione animata anche degli artisti di strada, bande musicali, gruppi folclorici e studenti dell'Erasmus provenienti dall'Unical di Cosenza. A portare il saluto al popolo del Carnevale il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, che si è complimentato per l'ottima fattura dei gruppi e dei carri e ha dato appuntamento a martedì prossimo, dove probabilmente sarà ancora una volta presente. L'allegria, la musica, i colori e il divertimento sono state le note predominanti dell'intera mattinata di domenica con la parata della gioia. Subito dopo sono stati premiati gli alunni della classe terza B del secondo circolo didattico Santi Medici, che hanno realizzato il manifesto Carnevale dei Bambini, che ha partecipato al concorso artistico giunto alla 13esima edizione. In serata poi animazione con Claudio Cavallo, che ha fatto ballare il popolo del Carnevale in piazza Municipio fino a tarda ora. Invece il concerto di Ciccio Nucera, che si sarebbe dovuto tenere subito dopo la sfilata, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni atmosferiche a martedì 28 febbraio. Sled dog è un termine americano, la fusione dei termini sled, slit e dog, cane, che significa letteralmente slitta trainata da cani. Prima delle motoslitte lo sled dog era l'unico mezzo di locomozione tra i villaggi dell'Alaska e veniva utilizzato dagli eschimesi nel Nord America. Oggi si utilizza ancora come mezzo di trasporto, ma è diventato soprattutto uno sport, dove Alaskan Husky, Siberian Husky e altre razze di cani nordici vengono considerati veri e propri atleti, che corrono instancabilmente anche distanze che superano i 200 km al giorno. I bambini ricorderanno il celebre film Balto, un husky che percorse migliaia di chilometri per trasportare una medicina a bordo della slitta. Ma lo sled dog è diventato un vero e proprio sport, ancora poco conosciuto in Italia, ma che è in grado di regalare emozioni straordinarie. Il Parco Nazionale della Sila, per promuovere le bellezze paesaggistiche del nostro territorio, ha organizzato una 4 giorni dedicata proprio a questa disciplina, con tappe al centro visite Cupone di Camigliatello Silano, all'Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore e al villaggio Mancuso.
Rosso, un tour per vivere la natura che ha come protagonista l'uomo, il freddo e gli amici a quattro zampe. Siamo arrivati a contare la bellezza di 15 equipaggi con un numero di cani che varia dai 150 ai 180 cani. Anche quest'anno siamo riusciti a farla nonostante le condizioni atmosferiche non sono state della nostra parte. Un Cagliari cinico e spietato dà una lezione di praticità ad un Crotone che si butta via e vede la retrocessione più vicina. I rossoblu buttano a mare l'occasione di poter continuare a sperare nella salvezza e si autocondannano alla retrocessione. Dopo un buon primo tempo la squadra di casa si scioglie nella ripresa e viene castigata dalla formazione sarda, sicuramente più esperta. Parte subito forte la squadra di casa, consapevole che una vittoria le permetterebbe di accorciare sull'Empoli e superare il Palermo. Il Crotone attacca a pieno organico e dalla decimo sblocca la gara. Trotte dalla destra, cambia gioco per Adrian Stojan che si ritrova tutto solo in aria e fa partire un tiro sul quale Gabriel si tuffa in vano. 1-0 rossoblù. I sardi appaiono incapaci di reagire ed il Crotone potrebbe dilagare, ma sbaglia sotto porta. Alla tredicesima Costi arriva tardi di un soffio su un suggerimento di Falcinelli. Al 28esimo invece è proprio il capocannoniere del Crotone a sprecare un'occasione lisciando a pochi passi dalla porta su assist ancora di Stojan. I sardi non riescono a costruire, pressati in ogni zona del campo dal Crotone, che sembra padrone del campo. I calabresi però si concedono una distrazione fatale permettendo a Ionita di mettere in mezzo una palla sulla quale il brasiliano Clayton sbaglia l'intervento facile ed offre a João Pedro un piatto d'argento che vale il pareggio. Nel secondo tempo il Crotone si butta avanti a testa bassa mentre Massimo Rastelli sistema la sua difesa che non si distrae più. Il Cagliari non supera mai la metà campo avversaria ma vince tutti i contrasti in mediana. Soprattutto i sardi bloccano Stojan ed Acosti, mentre Trotta viene ingabbiato. I cambi di Rastelli fanno la differenza, in campo entra la qualità di Borriello e di Gennaro e si vede. Nicola inserisce Nalini e Simi che non danno lo stesso apporto ed infatti una giocata di Marco Borriello decide la gara al 24esimo. Il centravanti ex Roma recupera palla su una corta respinta della difesa e libero di calciare da fuori aria Fred Accordaz. In questa occasione marcatura non esemplare di Clayton. Il Crotone gioca sui nervi, attacca a testa bassa ma con disordine. Fino alla fine un monologo rosso-blu che però non fanno quasi mai soffrire il Cagliari. Il triplice fischio di Orsato sancisce la quinta sconfitta consecutiva del Crotone. Da fine match arriva anche la velata contestazione della tifoseria all'indirizzo della dirigenza rosso-blu. Un altro weekend amaro per il calcio calabrese. Le quattro squadre impegnate nel girone C del campionato di Lega Pro, infatti, hanno portato a casa due punti, quelli guadagnati dal Cosenza e dalla Regina, sconfitte invece Catanzaro e Vibonese. Finisce 2-2 il match giocato da Cosenza e Fondi, un match spettacolare con i lupi di De Angelis bravi a crederci fino alla fine. A sbloccare la partita ci pensa l'ex Calderini in gol al 13° del primo tempo. Il pareggio del Cosenza non si fa attendere al 19°, infatti il nuovo acquisto Mendicino realizza il gol dell'1-1. Nel secondo tempo le occasioni non mancano e al 50° è ancora Calderini a trovare il gol del 2-1. Partita in cassaforte per gli ospiti fino al 90°, in pieno recupero infatti ci pensa Dorazio a cambiare i piani realizzando il gol del definitivo 2-2. Gol e spettacolo anche nella sfida tra Regina e Juve Stabia, 3-3. I primi 4 gol arrivano già nel primo tempo. A passare in vantaggio è proprio la Juve Stabia al 28° con Marotta. Passano solo 4 minuti e le Vespe trovano anche il gol del 2-0, questa volta con Ripa. La Regina però continua a crederci, al 41esimo accorcia le distanze con Bangu. Passa solo un minuto, la Juve Stabia cala il tris ancora con Marotta. Dopo un primo tempo esaltante, la seconda frazione di gara regala ancora emozioni. Al 72esimo infatti la Regina accorcia ancora le distanze, questa volta con De Vito, ma al 75esimo gli Amaranto completano la rimonta con Leonetti che fissa il punteggio sul definitivo 3-3. Si ferma la corsa di Erna, tornato sulla panchina del Catanzaro. Dopo la vittoria dello scorso weekend, i giallorossi sono stati battuti 1-0 dal Taranto. Dopo un primo tempo in cui le due squadre si sono fatte notare per un'occasione da gol per parte, nel secondo tempo sono i padroni di casa a realizzare quello che poi sarà il gol vittoria al 57esimo. Infatti Magnaghi, servito da Potenza, insacca alle spalle di De Lucia. Inutile gli sforzi finali dei giallorossi con il Taranto che controlla comunque senza grosse difficoltà. Secondo KO di fila infine per la Vibonese, battuta dal Lecce per 2-1. A sbloccare il match è stata proprio la squadra pugliese grazie al gol di Pacilli arrivato al 20esimo. Primo tempo in totale controllo per il Lecce, ma a sorpresa al 39esimo la Vibonese trova il gol del pareggio con Viola con un gran tiro dalla distanza.
I salentini controllano comunque il match con calma e all'82esimo riescono a trovare anche il gol della vittoria con Marconi, servito al volo da Ciancio. Nulla da fare per la Vibonese, davanti ad un avversario nettamente più forte.